Lenny Small e George Milton, due braccianti stagionali della California, condividevano una profonda amicizia e un grande sogno: trovare un posto tutto per loro. E adesso dimmi di noi, George. Ah, ma per noi è diverso. Noi abbiamo un avvenire, abbiamo un amico con cui parlare. E questo ci permette di non passare il nostro tempo in un'osteria. E in quanto a finire in galera, come tutti gli altri, per noi non ci sarà pericolo. Perché io sorveglio te e tu me. Qual è il tuo tornaconto con lui? Portargli via la pace? Certo che no, perché crede che lo voglia fregare. Conosco un posto che non lo danno via per molto. Ma certo, i proprietari qualcosa vogliono. Raccontami di quel posto, George. Raccontami di quel posto. Sono 10 acri. Tu, Candy, dovrai dare $100 di caparra. Sì, ti rimando. E poi ne avrò altri 30 il giorno in cui sarete pronti per partire. I conigli, dei conigli. I conigli, ci saranno anche i conigli. Ma cos'è che ti fa così ammattire per questa storia dei conigli? Mi piace carezzare le cose soffici. Ascolta, razza di stupido, non la devi neanche guardare in faccia quella puttana. Sto cercando Carly. Era qua poco fa. Io ne ho conosciute di streghe. Non ho mai visto un'esca da galera come quella. Sta di lontano. Lenny! Difenditi, Lenny! Smetti di fare il bambino stronzo, smettila! E colpiscilo! Lenny, è un pugno! Butti fuori. E gli tieni un colpo secco dietro la testa, proprio qui. Che cosa ti immischi tu? Ma non provare ad imbrogliarmi. Zitta, Baltrac! Ascolta, negro! George, ho fatto una cosa brutta. Non importa, Lenny.